E se tutti i Rainbow Friends avessero dei figli, come sarebbero, come li otterrebbero e soprattutto con chi li farebbero? Oggi andremo a scoprire un sacco di cose sui figli dei Rainbow Friends e io non vedo l'ora. Guardate, Pink è super emozionata, le è stato preso un test di gravidanza per vedere se è incinta. Vorrebbe tantissimo un piccolo Blu da tenere insieme a Blu, ovviamente, ma il suo test è negativo. Niente bambino per Pink. Ma alla televisione hanno appena visto una notizia sconvolgente. Un magico calderone che dà alle coppie un bambino. Baby Making Store, un negozio che crea i bambini. E allora Pink e Blu devono solo andare lì. E Pink prende anche la sua bambolina del bambino. Vediamo che cosa succederà adesso. Oh oh, hanno buttato dentro dei soldi e una farfalla. E è venuto fuori un baby red, un po' rimbambito farfalloso. Quella era la farfalla B, la farfalla di Alphabet Lore. Super muscoloso, l'hanno preso al guinzaglio svolacchiante. Ma cos'era? Adesso tocca a Blu e a Pink. Hanno tirato fuori un dolce, uno specchio, un forziere pieno di soldi, dei palloncini. Non mettere il dolce, dice. Diventerà super cicciottello se no il nostro figlio. Lei non vuole che venga messo un palloncino, altrimenti esploderà. Hanno idee molto molto contrastanti su cosa vorrebbero dal loro figlio. Cade dentro il corpo, ma rimane la testa in mano. Un figlio senza la testa? Non era certo quello che avrebbero voluto. Blu ha preso un po' di corpo e ha tirato fuori una testa che però è senza occhi, senza bocca, senza naso. E con un bacio ha creato una bocca e un occhietto con un bottone, proprio come suo padre. Ma il potere dell'amore e della luce ha fatto riflesso nella gemma della corona di Blu, creando un occhio super azzurro sul musetto del loro piccolo. Meno male. Beh, all'inizio era partita come una storia horror veramente spaventosa, ma fortunatamente alla fine quel bambino è diventato un bambino super bellissimo. Così abbiamo visto la nascita del figlio di Orange, la nascita del figlio di Blu e adesso... sembra che tutti i Rainbow Friends abbiano un elemento. Avete visto disegnato sulla loro pancia? Green all'erba, Orange... Orange che cos'ha? L'aria. Blu al ghiaccio e Red al fuoco. E hanno trovato una piccola Pink o una piccola Purple, non capisco, con una bocca super mangiona. Sta mangiando di tutto, anche la carta. Così Blu crea un biberon. Ma mi sa che è troppo freddo. Così congelerai il pancino di quella povera bambina. Meno male che c'è Red, pronto a riscaldare il biberon. Ma intanto la piccola si è arrampicata sul lampadario. È pericoloso, Shandy. E infatti sta per cadere. Blu usa il potere del ghiaccio e crea uno scivolo, mentre Green usa il potere del bosco e delle foglie e la fa cadere in un bel cespuglietto. Meno male, mi era già venuta l'ansia. Ma è già sparita, la bambina è già sparita. Sta buttando in terra tutti i piatti della cucina. Una brava bambina, e non è stata per niente educata. Non si fanno queste cose. E stai attenta che c'è un calderone bollente. Se ci cadi ti ustionerai tutta la pelle del corpo. Meno male che Orange è super veloce e super agile. Ma stava per cadergli un quadro enorme in testa e Red ha salvato la situazione. Tenere una bambina è veramente complicato, eh? Ma chi è che sta bussando alla porta? È la mamma della piccola!
È tornata a prenderla? E ha ringraziati! E si è ripresa la piccola! Meno male che non si è fatta male! Ma la casa è un vero disastro, anche se coi piatti rotti è stato fatto un cuore. Adesso Red sta cucinando in un calderone. Questa storia è piena di calderoni. Ha creato una green super sexy e adesso lo vuole colpire con la freccia dell'amore di Cupido. Mi sa che vuole farla innamorare di lui. Ma lei schiva tutto. Ha schivato ogni colpo di freccia. Oh mio Dio, ha preso una mitragliatrice e l'ha caricata di frecce di Cupido. Vuole farla innamorare a tutti i costi. Come farà? Ha schivato tutto alla Matrix. Non so se avete mai visto Matrix, ma in Matrix schivano proprio così. Beh, niente da fare, la super sexy green non si innamorerà mai di Red. Ma Cupido vuole colpire ancora e è andato a questo parco dove ha buttato due belle frecce, colpendo Blu e Blu versione femmina. Ma dentro Blu in realtà c'era Green. Adesso Orange deve farlo disinnamorare. Non voleva unire Green e Blu, ragazza. Ha colpito un papero per sbaglio e adesso si prende anche le sue beccate. Come farà a risolvere questa situazione ora, Orange? Sono arrivati due crewmate. Ho visto bene? Molto molto tempo dopo, questi sono diventati una coppia di fatto e hanno fatto un figlio con la testa quadrata come Green e il corpo azzurro come Blu. Cupido Orange è arrabbiatissimo. Vuole farli disinnamorare a tutti i costi. E il piccolino adesso come farà se i due non si ameranno più? È sparito nel nulla? Si è dissolto? Questo è quello che ha pensato che sarebbe successo. Quindi ora, per non dissolversi e sparire, ha chiuso la finestra e le frecce sono finite addosso ad Orange. Non potrai mai far disinnamorare i suoi genitori. Lo deride anche. Vuole stare coi suoi genitori? Che cosa ha chiesto di male? Con questa storia abbiamo dimostrato che a volte quel che è fatto e non si può più tornare indietro. Quindi prima di fare qualcosa, pensateci sempre molto bene, perché poi potreste pentirvene. Nel frattempo però, qui c'è una vecchia signora Blu che assiste a una scena tremenda. Una signora Red sta molto male. Hanno provato a chiamare l'ambulanza, ma... Non mi dite che... è incinta? Ha trasferito il suo bambino dentro la pancia della signora Blu? Perché per lei era troppo tardi. E adesso c'è un piccolo Red insieme a un piccolo Blu. I due bambini ora sono nella stessa pancia. Ma uno è di fuoco e mi sa che l'altro è di ghiaccio. Cold and warm. Sta infiammando tutta la pancia della povera signora Blu, mentre il piccolo baby Blu cerca di spengere tutte le fiamme. Vuole uscire. Poverina, lei non sa che cosa sta succedendo dentro la sua pancia e butta giù una bella bevanda energetica per ghiacciare tutto. Oh, una bella piscina dove rilassarsi. Ma il piccolo Red non ne vuole sapere. Ha fatto diventare un calderone bollente quella piscina bella fresca. Poverino.
Exit. Non è il momento di partorire, è troppo presto. Sono andati tutti all'ospedale. Il signor Blu e la signora Blu stanno per avere il loro primo bambino. Oh sì, due piccoli bambini, uno caldo e uno freddo. Ha detto metti qua i bambini. Gli fa vedere la foto della sua mamma, che ormai è in cielo. Solo il suo fantasma è qua per darle un bacino. È la storia più triste che abbia mai visto. Ho i brividi, ve lo giuro. E i due bambini finalmente hanno fatto pace. Tutto è bene quel che finisce bene. Ma le storie dei bambini non sono ancora finite, perché anche dentro la pancia di Mommy Longlegs ci sono due bisticcioni. Vedete? Una piccola Mommy e un piccolo Baby Longlegs. Questa volta Mommy ha il potere del fuoco e sta infiammando la povera pancia di Mommy Longlegs, che ha deciso di accendere il ventilatore. Ah, finalmente un po' di aria fresca. Ma il piccolo baby ha il potere del ghiaccio e ha congelato Mommy, che accende il ventilatore che fa un po' di aria calda. Condizionatore, aria calda impostata. Una battaglia caldo-freddo. Non sa più che tasti pigiare. Che cosa deve premere la povera Mommy? Ovviamente Daddy si è svegliato e ha detto: ehi Mommy, ma che stai facendo? Io non riesco a dormire. Poverina, lei non ha colpe. Si è messa a piangere e ha deciso di mangiare, come fanno molte donne incinte. Ingozzarsi è la giusta soluzione per placare un po' quella pancia in subbuglio. Mentre i due stavano continuando a litigare su chi era meglio tra Mommy e Daddy e Mommy e Daddy. Caramelle per tutti. Una spada di caramella di ghiaccio e una spada laser di fuoco. Ha creato un panino. Con quella spada laser di fuoco può trasformare tutto in cibo buonissimo. Ma cosa sta succedendo? Uno ha dei piedi che li fa li fanno fare dei salti enormi e l'altra ha le braccia che si allungano. Ma che cos'è? Cibo magico questo? È caduto un gelato e Baby Longlegs se l'è preso. Ma si è morso la mano perché la sorella gliel'ha sciolto. Un polletto gigante è stato congelato. Aia, che dolore ai denti. Mi sono rimasti tutti attaccati. La battaglia tra i due non ha fine e la povera Mommy non ce la fa più. Daddy si è accorto che metà pancia è super fredda e metà pancia è super calda. Finalmente un po' di amore. Così entrambi i figli sono felici. I due genitori si amano. Cosa si può volere di più? Così hanno fatto pace col cuore e pace con il cervello. Mi raccomando, voi fatemi sapere qual è stata la vostra storia preferita in assoluto sui figli dei Rainbow Friends e anche di Poppy Playtime. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi e noi ci vedremo nel prossimo video. Ciao!